Allora, dottoressa Cardenaro, grafologa, questa lettera arrivata alla redazione di Repubblica nel 1988, cosa contiene? Questa lettera contiene una serie di numeri, di simboli e lettere che sono strutturati in modo tale da poter riscontrare una certa attenzione da parte di colui o colei che l'ha strutturata, che l'ha inviata, che l'ha espletata. Ma può essere in termini di grafia riconducibile alle lettere di Zodiac? Direi di no, perché gli elementi sono così esigui, sia pur piccoli elementi affini, sono tuttavia così esigui che veramente anche potendo ragionare in termini di probabilità, piuttosto che di certezza, francamente, è antiscientifico poter sostenere che possono esserci elementi, per un adeguato accertamento, sia pur a livello investigativo, grafologico, forense. E faccio un esempio pratico. Noi grafologi, specialmente quando strutturiamo una perizia, una consulenza, no? A parte quelle che sono le caratteristiche generali, e in questo caso queste sono, perché francamente sono anche numeri, simboli, lettere facilmente riproducibili, vi devono essere determinati gesti tipo o anche detti nel gergo grafologico forense i segni coattivi che sono tipici della cosiddetta impronta grafica dello psichismo individuale e che peraltro devono presentarsi sia in termini quantitativi che qualitativi, in numero quindi rilevante affinché possiamo esprimerci scientificamente in merito. Viceversa, direi che ci troviamo piuttosto di fronte a ipotesi sì suggestive, ma che servono più a un esercizio mentale fine a se stesso piuttosto che a un adeguato riscontro. Certo. Senta, la perizia fatta all'epoca dalla scientifica quando arrivò, insomma, questa lettera, che poi la trasmissione, chi l'ha visto, diciamo, ha autonomamente attribuito con quasi certezza al mostro, cosa dice questa perizia? Francamente io non so su cosa si sono basati, probabilmente più su alcuni gesti grafici. Ripeto che alcuni elementi possono essere affini, sì, però non da poter ragionare, ripeto, in termini di certezza o quantomeno ragionevole certezza. Certamente la polizia scientifica non si è limitata solo a questo, ma all'espletamento anche in termini di criminalistica, quindi attraverso la saliva e il tipo di colla usata e si sono espressi in merito al fatto che non appartengono alla stessa persona Quindi l'esame e sono merceologico due cose nettamente diverse. hanno. Esatto. Mentre invece io credo che a parte, quindi, quelli sono elementi certi perché se c'è un'analisi, un accertamento e quindi di tipo criminalistico fatto, per esempio, sulla saliva, sulla tipologia di colla, lì già hanno già più certezza rispetto, per esempio, al fare l'analisi, in questo caso grafologica, che francamente, ripeto, non è così attendibile perché ci sono molto pochi gli elementi. Vi è più, forse se vogliamo essere anche, ripeto, sempre sulla base delle ipotesi, vogliamo fare un confronto, per esempio, anche della tipologia, ma qui parliamo, entriamo non già nella grafologia, bensì nella linguistica forense, per esempio, la scelta dei ritagli di giornale, no? Che l'anonimo usa artatamente proprio perché è chiaro, no? Non vuole farsi riconoscere, utilizza per comporre e quindi attraverso la scelta di determinate parole per comporre
determinate frasi, forse lì potremmo un pochino più ragionarci su e fare uno studio, per esempio, e ripeto, in termini di linguistica forense, per poter ipotizzare l'area geografica di riferimento da chi può essere stata scritta, cioè e quindi a quale area geografica si riferisce. Perché è chiaro che, per esempio, uno stesso concetto, una stessa frase, io sono un anonimo, lo metto, prendo dei ritagli di giornale, prendo alcune parole per comporre una determinata frase. Uno che viene da Como utilizzerà, per esempio, un diverso linguaggio rispetto a uno che viene, non lo so, da Bari o da Cagliari o da altre aree geografiche di riferimento. A questo serve la linguistica forense, intanto come primo elemento e poi chiaramente come un puzzle a comporre tutti gli altri che possono essere utili a livello di ipotesi investigativa. Certo. La ringrazio, la dottoressa. Di niente, è stato un piacere, grazie a lei.